dico subito chiaramente che il responsabile della vicenda sono io. Comunichiamo la volontà di questa amministrazione di opporsi al ricorso presentato dal dottor Laforgia. A tal proposito è già stato individuato e anche incaricato con determina un legale, l'avvocato Francesco Bragagni di Bologna. Prego, chi risponde? Consigliere Virgini, un minuto, prego. Grazie. Allora, spero che non abbiate pensato che siamo troppo pressanti. Questo però, a nostro parere, è il ruolo di una vera opposizione. Siamo soddisfatti di questa risposta. E, il decreto l'abbiamo visto perché è di oggi e l'abbiamo già visionato. E, l'ho letto poco fa, diciamo, ma fino a ieri non avevamo nulla, visto che non ci venivano fatti visionare i fascicoli, con la scusa che gli uffici sono troppo occupati. Non si capisce perché, se il fascicolo è lì sopra il tavolo, noi non lo possiamo visionare. Bastavano 5 minuti e invece, anche se la richiesta l'avevamo fatta 10 giorni fa, quando siamo andati fisicamente giovedì scorso a vedere il fascicolo, siamo stati rimandati prima a lunedì e di nuovo lunedì non è stato possibile visionare il fascicolo o avere copia. Quindi, per favore, chiedo l'ennesima volta alla Giunta, che tanto si riempie la bocca della parola trasparenza, di istruire queste amministrazioni sulle basi della trasparenza e del diritto di accesso. Stendiamo poi un velo pietoso. Siamo al minuto, consigliere. Chiudiamo qui. Chiudiamo qui? No, sì. Un'ultima frase me la fa dire. Rispetto del regolamento che voi mi spronate sempre ad applicare. Passiamo al question time numero 84, presentato dalla consigliera Gentilini. Posso leggerlo io, consigliere?